Ma vicino io, aspetta, grande, perfetto, qua fate tutto, grandioso. Allora, tutti i siedi qua, perfetto. Allora, tanto questo verrà tolto, tagliato tutto. Mi sapete? Che bella la regia. Allora, ciao Franz. Ciao, questo è un po'. No, adesso questo ti paga, io te lo tolgo. Sai che sei per radio. Aspetta che. Ah, sì, prova. Sì, ce la fai, se vuoi ti sposto tutto, è bellissimo così. Tanto tutto ciò verrà tagliato. Allora, Franz Campi, cantautore. Banane e Lampone, non importa, non ti preoccupare, tu riprendilo che va bene. Banane e Lampone, ma anche tante altre canzoni bellissime, tra l'altro lui veramente scrive molto bene, fa dei testi veramente molto belli. E non solo, lui sta portando da un po' di tempo, tra gli spettacoli che ha portato in giro per l'Italia, c'è un bellissimo spettacolo su Giorgio Gaber, che insomma assieme a Fabrizio Danna si sì, esatto, erano i grandi, sono stati grandi. E adesso sta facendo Tre Buscaglione, che è un altro artista che amo moltissimo. E si sta facendo un pochino con la voce, e lo stiamo portando in giro in un po' tutta Italia, insomma, siamo a Reggio Emilia, poi torneremo a Bologna se lui è interessato dal 18 al 20 di febbraio almeno in fianco. Bene, no, allora visto che siamo invitato a ragionare su questa cosa qua del rapporto tra poesia e canzone, e il testo scritto di una poesia in confronto a quello della musica, insomma il testo musicato, io parto da una considerazione molto, molto banale, che però questo rumore qua che si sentiva battere con una specie di dodoso bastone sul terreno, mentre c'era questo personaggio, questo cieco che si narra fosse così che raccontasse Villa Funesta e Pelì d'Achille, o meglio che batteva tempo con questo bastone, perché il rapporto tra la musica e la poesia all'inizio era molto stretto, era proprio una cosa quasi indissolubile, a partire da Orfeo, che era il mito della poesia, era musico prima ancora che poeta, pure nel simposio come Alceo e Chirico, insomma erano quelli che facevano il primo teatro canzone, se vogliamo, no? Perché c'era l'aulus, che era uno strumento che accompagnava le loro liriche, oppure tanti altri artisti come Saffo, per esempio, un'altra che scriveva da lui, adesso sono arrivate dei frammenti di poesie, cioè di cori e delle tragedie che prevedevano l'uso di uno strumento che era simile alla lira. Poi questo rapporto qua tra la poesia colta, il testo scritto e la poesia e la musica si è persa nel tempo, è successo qualcosa che si è incrinato, allora si è rimasta, questa dicotomia è rimasta tra quelli che scrivono la poesia, colta, quelli che sono gli accademici, diciamo, e quindi che hanno un pubblico molto ristretto. E poi con un po' di invidia invece nei confronti di qui invece scrive musica e parole assieme, cantautori. In realtà non è tutto così, nel senso che sono degli autori che sono dei poeti che hanno scritto delle canzoni bellissime, che hanno fatto musicare dei grandi artisti. Io ho letto sul Facebook, sulla pagina, è stato un po' un dibattito questi giorni, era molto divertente anche leggere che qualcuno mi diceva che praticamente è quello il caso, è abbastanza raro che una poesia vada in musica con dei risultati positivi. In realtà ce ne sono tantissimi in giro per il mondo, nel passato, da Borges, senza parlare di Alberti, oppure Garcia Lorca, il rapporto che ha avuto con Piazzolla, e i successi che hanno avuto in Grecia Theodorakis, che fa ce ne sono tantissimi, insomma, e qui in Italia invece la canzone d'autore è nata praticamente con nel 59 nella discografica RCA, quando ci fu questo Gianni Messa, che era un cantautore, il primo cantautore, e Gio Bellis, un altro produttore, dissero questo è una nuova formula di comunicazione popolare che coniuga la poesia con la musica, e sono di cantautore. In realtà prima ancora c'era stato uno come Modugno nel 55 che scrisse Lo pesce spada, oppure Il vecchio Frac, che è una poesia bellissima, in realtà non è una poesia ma una canzonetta tratta dalla cronaca vera, perché lui lavorava così. Nel 59 ci furono il Cantacronaca a Torino con Liberovici e Margot, che scrivevano delle cose bellissime, Calvino che scriveva per loro, e poi Quasimodo, Pasolini, in Italia tantissimi, Caproni, tantissimi artisti, Casalminetti hanno messo in musica, e un altro grandissimo è stato Sergio Enrico, un connubio bellissimo tra Gianni Rodari, le canzoni Ci vuole un albero per farlo, la canzone famosissima, ma e tante altre ancora. E per fare un ultimo riferimento culturale che mi sento di poter fare stasera, che l'odio sia interessante, di solito non è così, io vorrei ricordare che a Bologna abbiamo
un successo incredibile dato dalla collaborazione tra, che durante quasi tre anni, due anni, ma tre anni, tra Roversi e Lucio Dalla, delle poesie meravigliose messe in musica con grande successo. E poi Lucio Dalla ha imparato, perché è un uomo intelligente, e abbiamo successi che ha fatto di quello dalla collaborazione con Roversi, però i primi due album sono stati di altissimo livello anche poetico. Allora c'era anche uno che diceva che probabilmente la poesia, se è vera poesia, siccome deve rispettarsi il richiamo, la musicalità è data dal ritmo, dalle pause, dalle assonanze, dalle rime, dalle onomatopee, se c'è questa cosa qua non c'è bisogno della musica, è già musica da sola. E le altre invece sono delle composizioni che hanno bisogno della stampella musicale per stare in piedi da sopra, no? In effetti c'era una che si era un artista che si chiama Mararmè, insomma, che diceva: maestro, guardi che ha pubblicato il suo canto del fauno, l'ha messo in musica. E lui rispose: ma a me quale basata l'aveva messa in musica, perché un bravo poeta è quello che riesce a rendere armonioso e musicale il testo. Vabbè, dopo questa stupida introduzione, era giusto per raccontare che io, come mi rifaccio a quello che ricordavo anche di Andrea, che diceva, prendendo presto il testo di un altro, diceva: tutti scriviamo canzoni fino a 18 anni, anzi canzoni, poesie fino a 18 anni, tutti scrivono poesie fino a 18 anni. Poi rimangono a scrivere poesie solo due categorie di persone, che sono i poeti e i cretini. E lui, Andrea, diceva: io perché formalmente mi considero un cantautore. Vabbè, allora vi faccio sentire una canzonetta, e credo che intervento, la canzonetta che è tutto quello che è possibile pensare, fuorché poetica. Però quello che deve fare una canzone, una poesia, è emozionare, nel bene o nel male, divertire, alleggerire, far riflettere, quello che volete. Questa canzone è molto stupidina, però che rompe un tabù che non si può mai dire. Poi uno racconta le sue storie vissute, i suoi incontri, quello che lei sul giornale, quello che intravede come artista, poter masticare una sua forma artistica. E questo assioma è che tutte le prostitute sono costrette a fare prostituta. Questa canzone invece racconta un'altra cosa. Campagne vacche e torri, mentre l'amo più oltremare, c'è una terra niente ma, dalla rana che ha capito, che la gente mangia bene, la sorricchi dei regali, perciò presto me ne andrò. Voglio vivere alla grossa comunità italiana, che alla vita grossa, voglio pure un bello appartamento, un centro con un mega scampo che mi deve dire, e qui va in testa, rosso come un cuore, tipo che mi ha nascosto una barca fuori fuori. Avevi firmato una brava cosa, vai via, torna a casa, il tuo posto è qui con me. Ai ai mia, ti scongiuro, non so niente senza te. Ti prometto, dolce mia, che ogni notte parleremo. Poi sai, mia carolina, la buia non dà latte sempre. Un signore assai educato è convinto di viaggiare. Ora vivo sempre a Roma, faccio vita e sono signora. Se però ripenso a casa, qualche lacrima viene su. Anche per la casa, ma che questa vita io non voglio più fare, questa è meglio. Ma dai, Nina, potresti cambiare lavoro, cambiare la volontà, la tua vita, no? Fosse facile, se devi cambiare lavoro, non è facile. Ma dai, potresti andare che sto a cercare il burger da McDonald's. Ma no, ma dai, a vedere il burger da McDonald's. Fare pulizia in un condominio? No, no, non è un condominio, no! Oppure cambiare i pantaloni agli anziani in questa casa di riposo? No, no, figuri, non sono il tipo, no, no! Dovresti fare come fa lei. Cosa fa lei? Io faccio la telefonista in un call center. Cos'è che fai, scusa? Io faccio la telefonista e io rispondo al telefono, insomma. Ah, è proprio benino, eh? E quanto prendi? Prendo 800 euro al mese! Quanto, scusa? 800 euro al mese! Tu voglio vivere alla grossa come gli italiani che hanno la vita, voglio pure un bel appartamento in
sento domenica che vuoi che lì e prima di testa cosa non vuoi tu che mi chiedo scusa una parte fuori con me per ricordare una brava cosa.